Ciao, mi chiamo Maria Pina Magliocca, insegno inglese in una scuola secondaria di primo grado di Dicomano in provincia di Firenze, un bellissimo paesino in montagna, molto gradevole e piccolo, ma offre tante opportunità. Naturalmente in una realtà come questa è difficile motivare gli studenti ad un apprendimento più consapevole. E quindi che cosa ho fatto? Ho cercato per anni una possibilità di scambio con delle scuole all'estero, ma era sempre molto difficile e complicato trovare soldi, trovare disponibilità da parte dei colleghi e soprattutto c'era tanta difficoltà nell'organizzazione, nell'amministrazione. E un giorno, quasi per caso, girando su, anzi ora non si dice più girando, ma facendo un po' di surfing in internet, ho trovato questa opportunità di e-tuning. E in maniera inconsapevole mi sono iscritta, ho iscritto la scuola, che nel lontano 2005 era la scuola media, allora si chiamava media ragazzi, la scuola media di Londa che è piccolissimo come paese, estremamente chiuso tra le colline di Firenze, e ho cercato di dare un'opportunità ai ragazzi e di far capire loro che il mondo che hanno intorno non è solo quello del loro paese, della loro piazza, del loro ponte. E abbiamo cominciato questo gemellaggio e-twinning con una scuola polacca, altrettanto sconosciuta, ma anche altrettanto aperta alle mille occasioni. Dal 2005 abbiamo intrapreso questa esperienza che è stata meravigliosamente positiva. Abbiamo veramente aperto una finestra sull'onda, sui docenti, sugli studenti, sulle famiglie. È stata vincente e siamo stati vincenti tutti. Siamo riusciti a coinvolgere in questa esperienza anche il comune, quindi l'amministrazione comunale che si è gemellata con il paese di Osviecim, che forse detto così non vi dice nulla, ma se dico Auschwitz anche a voi si apre una finestra. E quindi per me i training, per me che in questo momento rappresento la scuola, è stata veramente un'opportunità di incontrare persone e di scoprirle in un modo diverso. Poi è continuata anche con altri progetti, siamo riusciti a coinvolgere la scuola e le altre classi, siamo gemellati ora con la Germania, con la Grecia, con la Francia. È stato veramente, e continua ad essere molto positiva la reazione che hanno i genitori, la reazione e la reattività che hanno gli studenti, vederli studiare con la voglia e vederli vivi e soprattutto sapere come vanno utilizzati l'iPad, il computer, la lavagna multimediale, le opportunità che offre e che dà loro la possibilità di imparare e di essere creativi. Tutto questo è e-tuning per me e anche per i miei ragazzi. Grazie, provate!